Pace di Cristo a tutte le persone che ci stanno ascoltando e molte grazie per aver scelto il podcast Antioca di Torino e Orev di Milano. Questo podcast è un ministero che è sotto la responsabilità della Chiesa Antioca di Torino, con l'obiettivo di diffondere la parola di Dio e ministrare nel nome di Gesù a coloro che ci ascoltano. Tutte le nostre informazioni, incluso le applicazioni di questo podcast, le troverete nella pagina web www.antioca.it. Le applicazioni sono disponibili per i dispositivi Android e Apple. Il Signore Gesù vi benedica grandemente e vi auguriamo una buona giornata. Pace di Cristo. Buongiorno, pace di Cristo! Buongiorno e pace di Cristo, fratelli e sorelle, Dio vi benedica. Oggi è 27 settembre 2016 ed è martedì, secondo giorno della settimana, veramente ringraziando il Signore e glorificando il nome del Signore insieme già delle prime ore del mattino. Così, prima di iniziare questo podcast di Good Morning Italia, voglio pregare che il Signore possa guidare ogni cosa. Signor Gesù, Padre Santo, io ti ringrazio, Signore, veramente in questa mattina, Signore. Grazie, Signor Gesù Cristo, come Tu, Signore, ci hai dato questa opportunità, Signore. Come Tu, Signore, ci dai l'abilità, Signore Padre Santo, Signore, di parlare, Signore. Come Tu ci dai l'abilità, Signore, veramente, Signore, di ricevere parola, Signore Padre Santo, Signore. Guida Tu, Signore, ogni cosa, Signore. Guida Tu, Padre Santo, Signore, veramente, Signore, quello che dobbiamo, Signore, veramente, Signore, condividere, Signore Gesù Cristo, Signore. Mettiamo ogni cosa nelle Tue mani, Signore. Guardaci, Signore, nel nome di Gesù Cristo. Amen. Amen, fratelli. Amen, pace di Cristo, che Dio vi benedica, e ringraziando il nome del Signore, oggi è 27 settembre del 2016 ed è il 271esimo giorno dell'anno. Il sole sorge alle 7:04 minuti, quindi sta ancora per sorgere, e tramonterà alle 18:58 minuti. Amen, ringraziando il nome del Signore, come ancora oggi ci ha donato questo giorno di vita e come veramente abbiamo potuto avere questo alito di vita questa mattina, come Lui ha permesso questa mattina di svegliarci veramente e di dedicargli un altro giorno. Amen. Mancano meno di 100 giorni veramente per la fine dell'anno, il tempo sta passando veramente veloce, e così rapidamente che praticamente sta volando. Ringraziamo il Signore anche per il tempo, per i giorni che ci dona. Amen. Così possiamo passare a meteo. Amen. Che ovviamente in meteo per le previsioni italiane, per l'Italia come nazione, non ci sono, ma per le previsioni meteo Torino invece in questa mattina possiamo dire che in questo momento ci sono 14 gradi centigradi, il cielo è coperto, molto variabile, nuvoloso, e la temperatura arriverà ad una massima di 21 gradi, massimo 22 gradi centigradi, e con un'umidità dell'82%, forse molto probabile che oggi nel pomeriggio tra le 14 e le 15 possa esserci della pioggia, e le attendibilità sono medio-alte tra il 75 e l'80%. Le previsioni meteo di Torino sono veraramente a cura di trebimeteo.com. Amen. Amen, fratelli. Così in questa mattina vorrei ringraziare il Signore, lodare il Signore con una parola, un qualcosa di che veramente è arrivato al mio cuore,
E leggevo questa notte, erano verso le 3 del mattino, in Matteo 14. Matteo 14 volevo praticamente è il momento dove noi Matteo, perdonate, in Marco 14, dove il Signore si prepara per la Pasqua insieme ai suoi discepoli, dove gli dà delle indicazioni, dove gli dice ai tuoi discepoli: vai lì che c'è un uomo che ti sta aspettando con una brocca d'acqua, ti dirà dove noi faremo la Pasqua e tutto. Però quello che mi ha colpito di più è stato veramente dopo che il Signore ha avuto quel momento difficile durante la notte nel giardino di Getsemani, e lui stava pregando e aveva chiesto preghiera, avevo chiesto preghiera a Simone Pietro, aveva chiesto preghiera veramente ai suoi discepoli, ma erano così stanchi, appesantiti, che non riuscivano a pregare, si addormentavano. E nel verso diceva 37, diceva: Simone, dormi, non sei stato capace di vegliare una ora sola? Dice: vegliate e pregate affinché non cadiate in tentazione. Lo spirito è pronto, ma la carne è debole. A me, io non so veramente quanti di voi succede che a volte la notte non riuscite a dormire, che la notte non riuscite a praticamente per varie situazioni rimanete veramente svegli e a volte fate le notti in bianco, però quando a volte volete che siete svegli oppure vi mettete a pregare, il sonno vi arriva come vi piomba addosso, come se non avessi dormito da forse una settimana, non avessi dormito forse da un secolo, con tanta stanchezza, e incominciate veramente a sonnecchiare. Quante volte vi succede che Dio vi chiama, che Dio vuole la vostra attenzione, che in quella notte il Signore vuole parlarvi, vuole darvi una parola, vuole darvi un qualcosa, vi vuole preparare forse per il giorno, forse dovete pregare per un fratello, dovete pregare per la Chiesa, dovete pregare per una situazione, un qualcosa che richiede la vostra attenzione, e invece siete presi praticamente da altre cose, siete presi dal sonno, siete presi, non riuscite neanche a pregare 5 minuti, 10 minuti, un quarto d'ora che vi appisolite, oppure in quel momento forse vi svegliate, in quel momento forse vi alzate pure, andate in bagno, fate qualcosa, però dopo, quando il Signore vi chiede veramente che sentite quel sentire di pregare dentro di voi, vi arriva questo sonno, vi arriva veramente questa stanchezza dove andate oltre, dove passate oltre e non pregate e vi addormentate. Poi dopo al mattino vi svegliate oppure durante il giorno vi mettete di nuovo a riflettere, a pensare e non riuscite veramente a capire il perché o a capire il motivo. Il Signore dice che veramente gli ha detto a Simone, dice, vegliate, ai suoi discepoli anche, vegliate e pregate affinché non cadiate in tentazione. Lo spirito è pronto, ma la carne è debole. Voi siete pronti, però la carne è debole, la carne non vi sopporta, la carne non vi dà praticamente supporto che voi avete bisogno per fare alcune cose. E quello, fratelli, si combatte veramente solo con tanto ordine, con tanta veramente preghiera, con tanti momenti discernimento dove veramente formate la vostra vita di preghiera, formate la vostra vita veramente di ordine in tutto quello che riguarda come disciplina nella preghiera, fratelli. E veramente in questa notte, per una situazione, veramente stavo pregando e all'improvviso mi sono appisolato. A un certo punto poi mi sono svegliato come se quasi mi fosse, come si dice quando uno si sveglia nel sonno, no? Quando uno di Soprassalto. soprassalto, e il verso che mi salta negli occhi dice: dormi? Fratelli, veramente mi ha dato timore. Dicevo: non sei stato capace di vegliare un'ora sola. E questo è quello che mi ha colpito veramente nel mio cuore. Voglio condividere con voi in questa mattina che veramente rimanete saldi, rimanete, vegliate perché i tempi sono critici, vegliate quando il Signore vi chiama, quando Dio vi chiama per una situazione, un qualcosa, non sempre, sempre succede, vedrete che sempre succederà tra le 3
le 4 del mattino, le 2, le 3 del mattino, può succedere alle prime ore del mattino, sempre qualcosa che il Signore si chiede della vostra attenzione, chiede veramente un qualcosa, sempre troverà un modo per svegliarvi, sempre vi chiamerà, vi farà svegliare e voi dovete essere sensibili, dovete essere veramente pronti a vegliare come dice la sua parola e a pregare. E mi è rimasto impresso, fratelli, veramente quelle 5 lettere con punto interrogativo davanti ai miei occhi, era l'unica cosa che vedevo perché era buio, ci dormi per dire ti ho svegliato e ancora non, vuoi, vuoi vegliare veramente, vuoi, che se, vuoi pregare perché ti ho chiamato, perché forse c'è una situazione in questa mattina, c'è una situazione in quest'oggi che voglio attirare la tua attenzione, e invece la carne, lo spirito è pronto ma la carne è debole, fratelli. Veramente preghiamo uno verso uno con uno con l'altro, preghiamo veramente per la Chiesa, preghiamo veramente per tutti il bisogno che il Signore Gesù Cristo chiede di noi, per la tua preghiera, per la tua attenzione. E in quella notte, forse nell'ora di visitazione, Dio ti vuole dare un consiglio, Dio ti vuole dare un messaggio che forse ne hai bisogno a mezzogiorno, durante la giornata mentre stai lavorando, oppure già prima al mattino che arriva una situazione difficile o una situazione che veramente si sviluppa, forse si sta sviluppando un qualcosa da un'altra parte e tu non lo sai, ma c'è bisogno della preghiera della Chiesa, c'è bisogno della preghiera veramente che devi pregare, che il Signore vuole che tu preghi per vegliare e per veramente dare qualcosa che il Signore in quel momento ti richiede in quel momento. Amen. Così voglio passare la parola a mia moglie. Amen, amen. Glorificato sia il nome del Signore quest'oggi. E dopo aver ricevuto questa parola pensavo, no? Come anche i Salmi dicono questo, come il Signore stesso dice la parola, non dorme né riposa, Lui veglia sempre su di noi, Lui è sempre vigile, e siamo noi che veniamo meno, siamo noi che ci facciamo prendere dagli affaticamenti, dalle cose, diciamo, dagli appesantimenti degli affanni magari del giorno, oppure siamo lì che pensiamo a chissà cosa, come dice mio marito, non riusciamo a dormire, ma non si riesce neanche a stare, se ci fate caso, non so mai a chi è capitato, magari non avete sonno, appena iniziate a leggere magari un po' la Bibbia o iniziate a pregare, puff, vi arriva il sonno, quindi veramente dobbiamo essere vigili e nel Signore. E come veramente pensare che il nostro Dio veglia su chi crede in Lui, su chi spera nel suo amore, dice il Salmo 33, versetto 18, e il Salmo 121, versetto 4, dice «Certo non dorme né riposa Lui che veglia su Israele». E Lui magari è lì che noi riposiamo, dormiamo, Lui è lì che ci aspetta, che veglia, che guarda, ci osserva. Gloria sia al nome del Signore, come Lui è sempre vigile e pronto verso di noi, e noi dobbiamo essere allerti, no? Quando Lui ci chiama, ci sta avvertendo, un campanello di allarme, prega, chiesa, prega, no? Magari chiama, ci chiama per nome, anche come fece con Samuele, con il profeta Samuele, che il Signore lo chiamò quella notte, Samuele, Samuele, e poi Eli gli disse a Samuele, io so chi ti sta chiamando, vai, rispondi, appena senti di nuovo questa voce rispondi, ecco il tuo servo, parlami che il tuo servo ascolta. Quindi il Signore ci chiama, dobbiamo essere noi pronti a porgere il nostro orecchio e a vedere ciò che Lui vuole dirci. Amen. Quindi gloria sia al nome del Signore. Dopo questo messaggio io voglio ringraziare il Signore, come anche ieri veramente Lui si è glorificato con la riunione delle sorelle che abbiamo avuto a Settimo Torinese nel Parco Einaudi, c'era un bel gruppo di sorelle lì presenti, e anche abbiamo avuto il live, quindi per chi non ha seguito la puntata, per chi ha perso la puntata, è tutto registrato, è tutto disponibile sia sull'app Antioca, nell'ultimo podcast, che sul sito della Spreaker. Il titolo era Prove, magari a volte
stiamo passando varie prove, a volte diciamo, Signore, perché no? Mi sta facendo passare questo, perché sto passando l'altro, sempre perché vogliamo sapere perché, sempre perché vogliamo, però il Signore, come diceva in Daniele 11:35, i saggi a volte cadranno per essere raffinati, purificati e imbiancati. Quindi è necessario che dobbiamo passare delle prove, è necessario per il nostro bene. Quindi non voglio dirvi altro, ma vi voglio invitare ad ascoltare questa puntata. È già quasi arrivata a quasi 100 ascolti nel giro da ieri sera a stamattina. Quindi gloria sia al nome del Signore, la gloria va veramente al nostro Dio. E ancora vogliamo ringraziare il Signore per questa giornata, per tutti i bimbi che stanno preparandosi per andare a scuola, e che Dio vi benedica. Ieri anche abbiamo avuto la puntata dei bimbi con un tema molto importante, spiegato in modo semplice per tutti i bimbi, comprensibile da un'età di 3 anni in su, il vero significato di Halloween. Questa festa del mondo sta arrivando, manca un mese, le scuole si preparano ad eventi, negozi e tutto quant'altro, iniziano ad addobbare, a fare e dire, magari senza sapere il significato, solo perché si fa tanto per, si fa perché si è sempre fatto, si fa per divertimento. Ma noi figli di Dio stiamo attenti, allerti, noi genitori, vigili anche in questo verso i nostri bambini. E veramente vogliamo aprire gli occhi su queste cose, non siamo superficiali, ma veramente, veramente vogliamo essere profondi in tutto ciò che parla la parola del Signore. Come la profondità della parola, così lo stesso camminiamo anche noi con il nostro Signore Gesù Cristo. Quindi, dopo di questo, non so se dobbiamo aggiungere altro. Io ho un proverbio che voglio leggere, il Proverbi Amen. 18, verso 19. Un fratello offeso è più inespugnabile di una fortezza, e le liti tra fratelli sono come le sbarre di un castello. Amen. Così siamo arrivati alla fine di questo Good Morning Italia di questa mattina, ringraziando il Signore per tutto quello che ci ha donato, per quello che ci dà. Mai diamo per scontato quello che il Signore veramente ci dà, ci manda e ci parla giornalmente. Se questa parola veramente ha colpito il tuo cuore, se questa parola di oggi ha veramente toccato un qualcosa che ha preso la tua attenzione, glorifica il Signore nel nome del Signore, ringrazia il Signore veramente. Siamo E vicini. siamo vigili e vegliamo giornalmente, fratelli. Non bassiamo la guardia perché il nemico è sempre intorno che cerca di entrare, sempre intorno che cerca veramente di fare disastri, di fare qualcosa per distruggere l'opera, per distruggere l'opera veramente del Signore. Ma non può, perché? Perché noi abbiamo già vinto nel Signore Gesù Cristo. Colui che è in noi è più forte di colui che veramente ci battaglia ogni Alleluia. giorno, e questo è quello che deve darci veramente forza. Quando ti senti in un momento di scoraggiamento, quando ti senti in un momento dove ti vedi, dove forse la paura ti sta per prendere, lì prendi autorità, prendi veramente posizione nel nome di Gesù Cristo, il nome che ti è stato dato, il nome in cui siamo stati salvati tramite il battesimo, come c'è scritto in Atti 2:38, per il perdono dei peccati. Veramente ci siamo ravveduti, ci siamo battezzati, abbiamo creduto nel nome del Signore Gesù Cristo, abbiamo ricevuto lo Spirito Santo, che è il potere veramente che arriva dall'alto, e col suo nome abbiamo l'autorità, abbiamo tutta l'autorità veramente di dire a colui che ci spaventa, di dire: quello che è in me, quello che io credo, il mio Dio è più forte di te. Amen, Amen. alleluia. Dio vi benedica, fratelli, e coraggio, andiamo avanti insieme, che il meglio sta per arrivare, il meglio sta per arrivare, fratelli. Ormai l'autunno è alle porte, l'autunno veramente è vicino, siamo alla fine del mese, È arrivato. settembre, settembre. Ah, il cambio di stagione che c'è stato, oh Signore. L'autunno è già arrivato, fratelli, mamma mia, il tempo viaggia veramente veloce. Che Dio vi benedica. Il 21 di settembre c'è stato il cambio di stagione, e veramente vogliamo ringraziare Dio per tutto quello che ci sta dando e ci dona giorno per giorno. Così un saluto speciale a tutti quelli che stanno andando al lavoro, quelli che stanno tornando dal lavoro, perché c'è chi veramente lavora anche di notte, e chi sta andando all'università, che sta iniziando per l'università veramente, a tutti i nostri giovani che
hanno preso questa decisione. Dio vi benedica e vi dia veramente forza. E giorno per giorno, amen, fratelli, pregate e vegliate, amen, veramente ogni giorno. Dio vi benedica, un saluto speciale da fratello Enzo, dalla sorella Deborah. Buongiorno, pace di Cristo! Good morning, it's time to rise and shine.